Sono Ivano Maddalena e con piacere vi presento una delle mie poesie. Per diletto scrivo racconti e poesie. La poesia si intitola Aquiloni. Il motivo per cui ve la propongo è dato dal fatto che è stata ispirata a uno dei luoghi del vostro comune, della vostra terra, Monteviale, la zona del Biron. Passavo di lì in bicicletta, un'altra delle mie passioni, e durante una sosta sono stato ispirato da alcuni bambini che giocavano con degli aquiloni. Aquiloni. Pedalo veloce lungo strade di periferia, con in cuore l'allegria di chi nella fatica apprezza. Mi fa compagnia una voce, mi batte forte contro, è il vento. Soffia gagliardo, mi vince, rallento. È tempo di una pausa, mi fermo. Sento e vedo bambini che corrono spensierati nei prati appena falciati. Sono spazi ideali per il gioco. I bimbi fanvolteggiare colorati aquiloni, a loro legati da fili invisibili, disegnano traiettorie incredibili, magie dell'aria. Alzo lo sguardo, sembrano davvero liberi lassù, non vogliono saperne di tornare giù, sperano nel vento di libertà. Ecco una raffica più forte. Si libera un aquilone al suo destino, viene giù repentino, finendo tra i rami di un albero. Ci saranno abili mani che l'aquilone sapranno riparare e già domani tornerà a volteggiare, in cielo, tenuto più saldo. Accade che la speranza scriva. Ma subito la realtà cancelli, come svaniscono i sogni belli. Non è sempre così. Riprendo a pedalare, sento il battito del cuore. Non c'è da aver timore. Son certo, tornerà a volare l'aquilone. La poesia Aquiloni. L'ho scritta il 12 giugno 2012 e fa parte di questa raccolta Racconti e Poesie. È stata scritta, come dicevo, dopo un giro in bicicletta con una sosta ispiratrice in zona Biron, presso Monteviale, appena fuori Vicenza, dove ci sono ancora prati verdi che permettono ai bambini di poter giocare e alzare in volo i loro aquiloni. E questa poesia, come tutte le poesie del resto, parla di una lettura introspettiva perché in fondo l'aquilone è il segno di una libertà desiderata, cercata, voluta, a volte anche ottenuta e pagata magari anche a caro prezzo, perché in fondo la vera libertà è corrispondere alle nostre responsabilità. Per cui immagino sempre la mia vita come un aquilone tenuto per mano, non nel segno di una prigionia, ma nel segno proprio di un compimento della mia esistenza, della mia vita. Anche a me è capitato di librarmi in volo, di lasciare, diciamo, chi mi accompagnava e di poter sperimentare questa libertà che però non è sempre stata utile, non è sempre stata benevola. Ecco allora che sentirsi accompagnati, legati per certi versi, è sempre una grande possibilità e un grande dono. Questa immagine degli aquiloni ci restituisce anche il nostro essere profondamente bambini e desiderosi che la vita sia anche presa con leggerezza, non nel senso della superficialità, ma con quella giusta lettura della realtà che certamente comporta momenti di fatica, ma che comporta anche momenti di grande gioia, di grande serenità. Vi
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro esservi resi partecipi di un testo che riguarda anche le zone del vostro territorio. Grazie.